grazie a tutto il mio staff, a chi ha lavorato a questa campagna elettorale, a tutti i partiti della coalizione, nessuno escluso, che hanno dato un importantissimo contributo, ma non in questa campagna elettorale, in questi 5 anni, e sono certo lo daranno anche nei prossimi. Quello che si profila, stando alle proiezioni, è sicuramente il più importante successo che il centrodestra abbia mai avuto in questa regione nell'intera sua storia. Il 53, il 54, vedremo quanto chiuderemo questa sera lo spoglio delle urne, significa esattamente 20 punti percentuali in più di quanto facemmo 5 anni or sono, quando abbiamo vinto con circa il 34%. Segno che questi 5 anni sono stati apprezzati dagli elettori, che ovviamente ringrazio per primi. Ci hanno dato fiducia in questi anni, in una serie di elezioni amministrative, ci hanno rinnovato la fiducia straordinariamente anche in questa tornata elettorale, e con un'affluenza che in tempi di Covid e con tutte le preoccupazioni legate all'inizio della scuola, è un momento certamente complesso della vita del paese, non era scontata, segno che i Liguri sono interessati alla sorte della loro terra. Direi che dall'altra parte si profila invece, credo, una delle peggiori sconfitte in assoluto del centro-sinistra, comunque lo si voglia intendere. Se chiuderà al 37, al 38, non, senza tirare i numeri al super enalotto, vuol dire che l'unica espressione dell'alleanza giallo-rossa di governo, che in questo territorio si è schierata unita contro di noi, ha fatto forse il peggior risultato della storia per tutti i principali partiti che la compongono, sia il Movimento 5 Stelle, sia il Partito Democratico che scende ai minimi, sia evidentemente gli alleati della sinistra. Segno evidentemente che agli elettori liguri non sono piaciute alcune scelte di questo governo, il comportamento di una classe dirigente in questa regione e un'alleanza che aveva tanto il profumo delle poltrone e del potere, poco il profumo della novità e della voglia di costruire qualche cosa di diverso. Ora ci rimbocchiamo le maniche, mi auguro che questa campagna elettorale con la sua fine porti via anche quegli eccessi polemici che ci sono stati, soprattutto, lo dico, sul tema della pandemia, che non è strumento da campagna elettorale, non è neppure strumento di lotta politica. Ancora stamani, prima di che si chiudessero i seggi, avevo dato la mia intesa al ministro Speranza ai nuovi tamponi per la Francia, così come sono stati delineati nell'ordinanza del ministro, perché ritengo che su queste cose non vi debbano essere differenze politiche, ma vi deve essere lo sforzo congiunto di dare sicurezza ai nostri cittadini. Mi auguro che, finita questa campagna elettorale, anche qualcuno che ha su questo invece cercato un lucro politico inadeguato possa tornare, diciamo, nei ranghi della politica, quella che questo paese si merita. Si profila più in generale, mi pare, in Italia, se vogliamo guardare anche le nostre regioni vicine, faccio i complimenti a tutti i governatori che vengono eletti o confermati, indifferentemente dal colore politico, da questa sera sono i governatori delle loro regioni, come i sindaci il giorno dopo sono i sindaci delle loro città, e quindi torneremo in conferenza delle regioni a dare il nostro contributo in questo momento complesso del paese. Mi sembra, stando ai risultati che vediamo, che ci sia, oltre un ottimo successo dell'amico Zaia, anche un buon successo delle liste che sono espressione dei governatori delle regioni, così come la conferma di alcuni governatori che erano in carica sia a destra che a sinistra, credo sia il segno, mi auguro che il Paese lo sappia cogliere insieme al voto per la riduzione dei parlamentari, che questo Paese oggi ha bisogno di riforme, le regioni hanno bisogno di autonomia, vogliono scegliere il loro destino, vogliono scegliere da chi essere governati, e che pertanto il mondo politico nel suo complesso
non si faccia sfuggire anche questa occasione per dare delle risposte ai cittadini che vogliono certamente avere più voce in capitolo, e questo significa anche quell'autonomia che abbiamo chiesto da tempo anche come Regione Liguria, e significa anche una capacità di dialogo del governo centrale rispetto ai poteri locali, ai sindaci e ai governatori, talvolta un po' meno arrogante di quella che qualche volta è stata anche in questa regione. Non mi resta che ringraziare anche voi che siete stati qua, fa anche abbastanza caldo, direi un caldo umido, però poteva andare peggio, in Liguria poteva piovere, cosa che non è successo almeno per ora. Se ci sono domande rispondo volentieri, se no torniamo a vedere i risultati e poi ci aggiorniamo nelle prossime ore.